dove si trova Allah? Se ad un gran numero di musulmani venisse posta questa domanda, sicuramente molti di loro darebbero una risposta sbagliata, che va addirittura contro a ciò che il Corano e la Sunna hanno stabilito. Direbbero che Allah è ovunque. E che cosa intendono con ciò? Che Allah è davvero ovunque, in senso fisico, letteralmente in strada, in casa, in cucina e addirittura in bagno. Dire Allah è qui con noi, tra di noi e via dicendo, è islamicamente parlando sbagliato. Nel Corano ci sono 7 versetti, 7 ayat, nelle quali viene ripetuto dov'è Allah. Allah disse nel Corano: Lui è Allah, il tuo Signore. Allah, colui che ha creato i cieli e la terra, poi si è innalzato sul suo trono. Un'altra strada per cui conosciamo il fatto che Allah Azza wa Jal sia sopra il suo trono è la parola araba al-fawqiyya. Questa ayah del Qur'an e numerosi ahadith hanno descritto nero su bianco che Allah Azza wa Jal è sopra ad ogni cosa. Versetti in cui descrive se stesso: Allah è al-Qahir, tu sei Abdul Qahir, io sono Abdul Qahir, mentre Allah è al-Qahir, il più potente, il dominante, colui il quale è al di sopra della sua creazione ed al di sopra dei suoi servitori. Durante la preghiera, in sujud, quando siamo in prosternazione, diciamo Subhana Rabbi al-A'la. Con la testa appoggiata al suolo, diciamo sia gloria ad Allah, il più alto, l'altissimo. In aggiunta a tutto ciò, esistono alcune ayat ed ahadith che descrivono il su'ud, l'elevazione. Descrivono le cose che vanno in alto fino ad Allah, come possono essere le nostre azioni, le nostre opere, le nostre invocazioni. Gli angeli, Jibril alayhi salam, vanno tutti in alto ad Allah Azza wa Jal. Poi ci sono i versetti che invece parlano di far scendere dal cielo, con le parole arabe anzel, tanzil, nazul. Tutte queste ayat che parlano di cose che scendono dall'alto sono indizi evidentissimi ed incontestabili che Allah è sopra di tutto e tutti. A Isa alayhi salam, Gesù fu elevato al cielo per farlo sfuggire dalla crocifissione e scenderà dal cielo per sconfiggere il Dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Corano: Inna anzalnahu fi laylatul qadr. In verità lo abbiamo fatto scendere nella notte del destino. Ma come fa quindi Allah ad essere così lontano ma allo stesso tempo così vicino? Sebbene Allah Azza wa Jal sia locato maestosamente sopra i 7 cieli e sia seduto sopra il suo trono, è con noi. Infatti egli stesso disse nel Corano: Allah è con te ovunque tu vada. Ed ancora disse: Allah è più vicino a te della tua vena giugolare. Quando voli in un aereo, lui è con te. Sei in un sottomarino, lui è con te. Sei sveglio, lui è con te. Se dormi, lui è con te. Se vai in una caverna, è con te. Allah dice nel Corano: Allah è con coloro che hanno sabr. È con coloro che hanno taqwa. È con i giusti. Ma la domanda giusta è: in quale maniera? È con la gente tramite la sua capacità di vedere, una vista oltre la nostra immaginazione. È con la gente grazie alla sua capacità di sentire, un udito oltre la nostra immaginazione. È con la gente tramite le sue abilità di conoscere, una sapienza divina. Un uomo di Mecca possedeva una ragazza schiava. Un giorno, per stress, dopo che tale ragazza le fece perdere il gregge di pecore, le diede uno schiaffo. Poi l'uomo si pentì e chiese al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O messaggero di Allah, che cosa dovrei fare con lei? Successivamente la ragazza fu interrogata. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le chiese: O giovane ragazza, dove si trova Allah? E la giovane rispose: Oltre i cieli. E lei non aveva filosofia, non aveva un approccio filosofico. Poi chiese ancora sallallahu alaihi wasallam: Ed io chi sono? E lei rispose: Tu sei profeta di Allah, tu sei Rasulullah.
Allora il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: libera questa ragazza, in vero lei è una credente, lei è una mu'mina. Quindi sapere e credere con fermezza e credere con yaqin che Allah si trova sopra i sette cieli è simbolo di una giusta comprensione dell'Islam.